Dante! Daniela! È scomparsa! Perché tante armi? Dove siete diretti? Un lupo mannaro si aggira nella zona! Che la Vergine ci assista! Bisogna catturarlo! Ma Daniela, dove sta? Dobbiamo trovare anche lei! Su, andiamo! Non perdiamo tempo! Matteo, con i tuoi fratelli, scendete fino al fiume. Non staccatevi troppo, restate in gruppo. Batteremo il bosco fino alle grotte di Sales. Andiamo. Di Dio, Daniela, che ti succede? Che hai? Dimmi, rispondi. Telefona subito al dottor Simone. Sì. Che venga qua. Vale a prendere le sue gocce. Sì, subito, commendatore. Figlia. Non c'è dubbio che alla lettura di quelle vecchie carte, ma soprattutto la straordinaria rassomiglianza della signorina Daniela con questa antenata, abbiano colpito l'immaginazione di sua figlia. Lei era al corrente di questa vecchia storia? Sì, se ne è parlato in casa come... più che altro come una leggenda. Figuriamoci se io posso credere all'esistenza dei lupi mannari. Già.
Può sembrare assurdo che un essere umano si trasformi in un lupo nella notte di plenilunio e agisca come tale compiendo atti animaleschi e sessuali di tipo sadico. Eppure la licantropia è una realtà. Ma allora, dottore, secondo lei... Non precipitiamo. Il fenomeno è stato ampiamente analizzato perché si possa dubitarne. Ma considerato che sua figlia non ha mai avuto manifestazioni del genere, quello che le è successo ieri può essere stato determinato dalla lettura di quelle vecchie cronache, ma soprattutto dal fatto che colei che ne è stata la protagonista circa 2 secoli fa avesse le sue stesse sembianze. Mi scusi, come è stato possibile per Daniela scoprire quelle carte? Daniela, all'età di 15 anni, ha subito la violenza di un brutto riportandone uno shock tremendo. Mi consigliarono di farle cambiare ambiente, di metterla a contatto con la natura. La villa di Sales mi parve il posto più adatto. Se ho ben capito, è stato proprio a Sales che la vostra antenata affetta da licantropia fu messa al rogo da contadini inferociti. La contrada di Sales appartiene alla nostra famiglia oramai da secoli. Io non ci avevo mai abitato. Quando pensai di trasferirmi là con Daniela e Irene... Irene? Sì, è l'altra mia figlia. Vive negli Stati Uniti ora, a Berkeley. Segue un corso di fisica nucleare. È una ragazza sana, piena di vita, mentre Daniela, dopo la violenza, non è stata più la stessa. Se ne sta sempre sola e soprattutto ha una forma di paura, quasi di repulsione per l'altro sesso. Una volta che un giovane innamorato di lei spinse un po' troppo le sue attenzioni, ebbe una crisi tremenda e non volle più vederlo. È un caso di sessuofobia abbastanza evidente. Allora, mi diceva che si era trasferito a Sales. Ah, sì, a Sales. E fu un sacrificio considerevole per i miei affari, per le mie relazioni. I mobili che arredavano la villa erano antichi, cupi, tristi. Allora trasformai totalmente l'ambiente, anche all'esterno. Volli che tutto fosse moderno, luminoso. Feci costruire anche una piscina. Eppure Daniela, specialmente dopo la partenza della sorella, ama passare gran parte del suo tempo su, in soffitta, come se subisse l'attrazione di quei vecchi mobili antichi. In uno di quelli c'era un cassetto segreto. Daniela lo scoprì e trovò quei documenti e la miniatura. Da oggi lei deve stare accanto a sua figlia più che può. Deve assisterla, assecondarla, farle sentire assiduamente la sua presenza. Questa terapia mi sembra la più adatta per il momento. Se non sopravverrà un fatto nuovo. Come sarebbe un fatto nuovo? Un qualcosa che possa compromettere l'equilibrio di sua figlia. Vede, la violenza subita, la strana attrazione e il richiamo del passato, gli incubi, il ritrovamento di quelle vecchie carte, ma soprattutto la straordinaria rassomiglianza della miniatura, costituiscono un processo di fatti eterogenei le cui componenti vanno ricercate nella psicanalisi e nei fenomeni della parapsicologia. Se gli uomini di cultura si dedicassero con maggiore impegno nel campo dei fenomeni extrasensoriali, entro mezzo secolo si potrebbero raggiungere progressi maggiori di quanti non ne abbia conseguiti fino ad oggi tutta la storia dell'umanità. E questo senza essere definiti visionari, profeti o addirittura folli. Meravigliosa sapere che tu sei qui con me. Averti accanto così per tutto il giorno. Ah,
non era mai successo, vero? Prima d'ora. È stata come una folgorazione l'altro ieri. Mi sono detto, Corrado sei proprio un cretino. Ma non vedi che qui c'è il sole, ci sono gli alberi, c'è la luce. E c'è anche una figlia, eh? Beh, questo soprattutto. Grazie. Sai cosa ho pensato? Perché non ci facciamo un viaggetto, noi due insieme? Guarda, qui c'è da scegliere la Grecia, la Costa Azzurra, il Messico. Commendatore. Cosa c'è, Augusta? Un cablogramma per lei. Ah, è di Irene. Arrivano stasera. Augusta, prepara la camera grande. Sì. E avvisa Antonio di andare a prenderli all'aeroporto. Va bene. Addio, viaggio. Bentornata, signora. Grazie. Ciao, papà. Ce l'hai fatta la sorpresa, eh? Daniela. Irene. Fabian, vieni. Ti aspetti. Avervi vicino. Non so quali siano ora le vostre intenzioni, ma se contate di restare in Italia, sono sicuro che una strada riuscirò a trovarla. Il direttore del centro nucleare è un mio intimo amico. Ok, ma è ancora troppo presto per discuterne. E poi devo completare il corso di perfezionamento. Ma non sono il solo a decidere. C'è anche Irene. Beh, padre cerca sempre di tenersi vicini i propri figli, non ti pare? Daniela, cos'hai? Non hai detto una parola tutta la sera. Sembra che il mio arrivo, anziché rallegrarti, ti abbia contrariato. Ma che stai dicendo? È un po' l'emozione, ma sono felice, ti assicuro. Sai, la notizia del tuo arrivo, del tuo matrimonio, è giunta improvvisa e che vuoi, ora sono frastornata. Domani faremo una lunga chiacchierata. Ho molte cose da dirti, sai? Sono stanca, vado a dormire. Scusami tu con Fabian. Buonanotte. Beh, a questo punto non ci resta che andare tutti a dormire. Francamente speravo che mia sorella partecipasse un po' di più al nostro arrivo. Non badarci, da un po' di tempo hai il sistema nervoso scosso. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, papà. Sei stata brava, Daniela. Da molto tempo ti aspettavo, ma finalmente ora sei qui. Il tuo destino è quello di rimanere con noi. Non temere, qualunque cosa possa accaderti avrai la mia protezione. Thank you.
E adesso com'è lo stato generale della paziente? Beh, non direi che la ripresa sia rapida come noi avremmo desiderato. Permane uno stato di schizofasia notturna. È un'ipermaniaca con complessi fobici persistenti. La pressione? La minima è un po' alta. Quando ha avuto l'ultima crisi? Stanotte non ha dormito. Si è messa a urlare in preda ad agitazione psicomotoria. La terapia d'urto che risultati ha dato? Molto relativi, però i ritmi di frequenza dell'elettroencefalogramma risultano regolari e simmetrici. Elettrocardiogramma? Di rilievo. Solo segni di alterazioni miocardiche e battiti anticipati extrasistolici. Caso di crisi, piuttosto che abusare di psicofarmaci e indolegarla, non li reggete. Certo che il rischio di nuovo attacco nelle sue condizioni è tutto mai probabile. Non c'è sospetto di qualche lesione. Escludo totalmente una lesione al lobo temporale del cervello. Quelle chiazze rossastre sparse su tutto il corpo sembrerebbero quasi emitomatose di una forma di lupus sistemica. Si potrebbe tentare una terapia cortisonica abbinata a tetraciclina? No, meglio la narcosintesi. Oh, ma che si vede? È il professore che veniva a trovarmi, non si ricorda. Ma no, stai benissimo. Con tutte le curve al posto giusto. Sì, beh sì, che uomo. Facciato. Stanotte lascio la porta aperta. Perché non viene a trovarmi? Per me è inutile. Sembra tutto sufficientemente chiaro. Sì, sì, hai ragione. Basta riesaminare tutto il sepolto ed eventualmente riproporre altri. Sì, il professor Prato. Vada in quel corridoio, forse ha già fatto il suo. Grazie. Come secondo me non è. Facciamo così. Tu vai da tua sorella, mentre io cerco di parlare col professor Prato. Va bene. Purtroppo la terapia neuroplagica non ha dato i risultati sperati. Sì, ma come stanno realmente le cose? In questo campo non tutto è chiaro, nemmeno a noi. I sintomi che sua figlia presenta sono anomali, contrastanti. Di solito queste malattie si manifestano durante la pubertà o l'adolescenza. Mentre Daniela è già una donna fatta. Ma ci deve essere qualcosa da tentare.
una speranza che possa migliorare. Vi sono casi in cui il malato si comporta come se non volesse guarire, o meglio, come se volesse nascondere il proprio male. Purtroppo il caso di Daniele è uno di questi. È chiaro che la sua personalità si è frantumata sotto l'influsso di una violenta carica nevrotica. Quello che lei mi ha raccontato sulla sua antenata è rivelatore. L'essenziale per ora è di fare in modo che questa tensione non scateni quella data energia del cervello che ci è ancora ignota. È terribile. Anche se preferisco rimandare la prognosi, lei non deve disperare. Che sei venuto a fare qui? Sono venuta a trovarti. Mi devi scusare se non sono venuta prima. Ma la morte di Fabian mi ha talmente sconvolta che... Fabian. Ti piaceva Fabian, eh? Ma eri pazza di lui. Soprattutto quando facevate l'amore, è vero? Daniela, ma che cosa dici? Ti ho visto fare l'amore con Fabian. Eri disgustosa. Mary Oshena, ma eri tutta presa di lui. Vuole un po' d'acqua? Sì, grazie. Mi sembra che sia buono. Soltanto qualche minuto. Non resisto. La tortura. Sono calma. Non posso, lo sa. Lo prego. No, no. Via, si calmi, per favore. Faccia la brava. No, no, lo prego, no, no. Dopo sta peggio, no. Le dico. Su, si calmi adesso, si calmi. Cerchi di dormire, invece, così domani andrà tutto meglio. Ecco, faccia la brava. Crepa! Puttana! Ti ammazzo, brutta puttana! Salve. Tu sei quella arrivata all'inizio del mese, vero? Era molto che desideravo conoscerti. Io mi chiamo Josie. E tu? Oh, che bel corpo che hai. Non immaginavo che eri così bella. Quanto piaci. Sì. Mi piace. Ah!
Facciamo la pace. Vuoi che ti svegli? Oh, sì, ti prego. Non ci resisto, è una tortura. Ecco le chiavi, dottoressa, è tutto in macchina. Grazie, Donata. Thank you.
Aldo? Sei tu, Aldo? Chi è? Non fare scherzi, Aldo. Rispondimi, Aldo. Chi è? Aldo! Sentiamo pure sua nonna. Fantasia di gente di campagna. Diceva che ai suoi tempi, quando era giovane, al suo paese c'era un tizio che nelle notti di luna piena si trasformava in un lupo e che aggrediva e graffiava tutte le persone che incontrava. Pensi un po' lei. Ah, e un'altra cosa. Che chi nasceva la notte di Natale era destinato a diventare lupo mannaro. Io ho l'impressione che quelle di sua nonna non erano poi tanto fantasie. Andiamo a Righi. Mi aspetti pure in macchina. Io telefono al giudice. Buongiorno. Commissario Modica, omicidi. Prego, si accomodi. Grazie. Se lei è venuto per informarmi di quanto è accaduto ieri sera alla clinica, so già tutto. Mi hanno telefonato stamattina all'alba. Non so se lei si ricorda di me. Ci siamo conosciuti circa un mese fa, in seguito a una triste circostanza. Io ero incaricato delle indagini sulla morte di suo genero, caduto in un burrone, cercando di sfuggire ai cani a guardia del parco. Sì, sì, ricordo. Mia figlia Daniela ne riportò un'impressione tale da sconvolgere la sua mente al punto da essere ricoverata in quella clinica dove stanotte... Purtroppo c'è stata anche un'altra vittima. La dottoressa Savelli? No. La dottoressa è conciata piuttosto male, però i medici sono fiduciosi. Ma allora? Stamani all'alba, a pochi chilometri dalla clinica, è stato ritrovato in un fienile il corpo di una contadina barbaramente assassinata. Non vedo come possa entrarci mia figlia. I segni di violenza trovati sulla donna sono identici a quelli di suo genero. E che allora furono attribuiti alla caduta e ai morsi dei cani. Mia figlia è malata. Molto malata. Io la capisco. Capisco bene il suo dolore. E le auguro che un giorno la scienza le restituisca sua figlia guarita. Purtroppo ho un dovere dal quale non posso esimermi. Devo trovarla e impedire che commetta altri gesti inconsulti. Lei è venuto qui supponendo che Daniela abbia trovato rifugio da me. Non c'è. Le assicuro che non c'è. Ispezioni la casa. Interroghi chi vuole. Faccia pure il suo dovere fino in fondo. Lo farò con la massima discrezione. Con permesso.
Adesso è tutto chiaro. È Daniela che ha ucciso il mio Fabian. Non potrò mai perdonarla. Mai. E che cosa ha preso al posto di questa roba? Una gonna fantasia e una camicetta marrone. Nuove, dottore, nuove di zecca. Proprio ieri me le aveva portate la sarta. E poi un paio di scarpe. Nuove anche quelle? No, ma ancora buone. E dice di averla vista bene? Quando sono rientrata dalla spesa, l'ho vista uscire come una pazza, con la mia roba addosso. È questa qui? È lei, sì. Arrighi. Dica. Un fotogramma a tutti i commissariati. Specificare che la donna già segnalata indossa una gonna fantasia e una camicetta marrone. Va bene, dottore. Ah, allora la conoscete? Sì, abbastanza. Oh, e chi è? Oh, niente, una ladruncola. Ah, al muro bisognerebbe metterla. Al muro. Entrare così in casa ad altri. Spaventare le persone. Ma dove andremo a finire di questo passo? Cosa vuole? Sono i tempi. Può accomodarsi, ora. Oh, io la mia roba la rivoglio, sì, eh? Sì, sì, certo, certo. La prenderete, vero, dottore? È vero che la prenderete? Ma certo, signora, non dubiti. Adesso vada. Noi abbiamo il suo indirizzo. La chiameremo, sia tranquilla. Buongiorno. Devo dire che questa volta sono stata fortunata. Ah, sì? E perché? Se non incontravo lei ero proprio in un bel pasticcio. Sono scappata di casa per la disperazione. La mia vita è stata sempre il peggio di un inferno. Ma è un momento di serenità, di distensione. Sempre a litigare dalla mattina alla sera. Ma a lei queste cose non le interessano. No, mi dica tutto. Le farà bene scaricarsi. Nella vita ogni cosa ha un limite. Lei mi capisce, non è vero? Quando una persona si sente soffocare, a un certo punto va a finire che scoppia. È logico, poi scoppia, eh? Mio marito è un pazzo geloso, non faceva che maltrattarmi. Ecco, guardi, me l'ha fatto lui. Non è un uomo normale. Quando si scatena diventa peggio di una bella. E guardi qui, guardi cosa mi ha fatto. Sono tutto un livido, anche sul polpaccio. Coraggio. Ecco perché me ne sono andata. Attento! Attento! È andata bene. Ho avuto paura, sa. Ma adesso non pensa di tornare da lui? Sarei una pazza a voler entrare in una casa dove non ho avuto altro che sofferenze, maltrattamenti e delusioni. Ma suo marito la cercherà, vorrà ritrovarla, no? Credo che tutto sommato sia felice che me ne sia andata. No, non dica così. Tra poco saremo in città. Dove conta di andare? Non lo so. Beh, non è un problema. Con me nessuno le farà più del male. Sai, io ho una casetta, un rifugio, diciamo, tutto per me. Ci vado ogni tanto quando voglio sfuggire, come dire, alla pedanteria della vita, al tranzan quotidiano. Se lei volesse accettare... Ecco qua, mi sono messo un po' in libertà. Perché non ti spogli anche tu? Ah, ti piace essere spogliata, eh? Hai ragione, è più stuzzicante. Va via, non toccarmi!
Ehi, dico, che te prende? Non credere che sia tanto stronzo d'aver bevuto la tua storiella. Il marito manesco, la gelosia, la fuga. Sapesse quante storielle ho sentito da donne del tuo stampo. E meno male che non mi hai tirato fuori che hai la mamma all'ospedale o il bambino all'orfanotrofio. Vattene! Va via di qui! Che dici? Questa casa mia, se vuoi giocare, il gioco piace anche a me. Vuoi essere violentata, eh? Su, resisti, resisti! No! Non c'è male. Lei gioca? No, ma conosco il gioco. Peccato. Avremmo potuto fare una partita. Lei non sa come giocando anche da solo mi si distendano i nervi. Sì, sì. Lo credo. Ne sono più che convinto. Ma devo disturbarla. Parli, parli pure, l'ascolto. Io le avevo intuite le sue teorie sulla licantropia. Ovviamente senza poterne dare le sue spiegazioni scientifiche. Ma come mi spiega quest'ultimo delitto? Lei è sicuro che si trattasse proprio della nostra Daniela? Oh, non ci sono dubbi. La descrizione che mi ha fatto il portiere calza a pennello. Gonna fantasia, camicetta marrone. E inoltre l'ha identificata in fotografia. Lei sa che Daniela, quando era giovanetta, è stata vittima della violenza di un bruto? Dopo quel fatto, il carattere della giovane ha subito una profonda trasformazione. E in lei sono affiorati complessi ancestrali. Basati su cosa? Non dimentichi che in casa del padre si parlava del fatto avvenuto 2 secoli prima, pur attribuendolo ad una leggenda. Ma un giorno, di colpo, questa leggenda diventa realtà. Realtà suffragata dal ritrovamento di un ritratto nel quale la giovane si riconosce. Nasce in lei la convinzione di essere la reincarnazione dell'antenata. 200 anni dopo. Noi tutti siamo le cellule di un'immensa creatura universale che ci rimane sconosciuta. Siamo circondati dall'occulto. Ed ecco quindi che occulti sono anche i processi della reincarnazione. Un'ipotesi suggestiva, affascinante. È logico. Pensi per un attimo ai fenomeni della telepatia, delle apparizioni, dei sogni. Le guarigioni attraverso la fede, per esempio. Tutto questo non giustifica il comportamento di Daniela. Eppure una giustificazione c'è. In una mente sconvolta come quella di Daniela concomitano 2 fatti. La convinzione di essere la reincarnazione dell'antenata e la repulsione per l'atto sessuale. Ora, lei immagini che queste 2 componenti si uniscano nello stesso tempo. Arriva Irene, la sorella, con il marito. Probabilmente Daniela si sente attratta verso il cognato. Ma la sua sessuofobia ha il sopravvento. È una notte di luna piena. La mente di Daniela subisce l'influsso dell'astro. Quando l'entità di un defunto penetra nel corpo dell'ossesso, il posseduto segue l'identico destino dell'entità che si è reincarnata. Allora, Daniela attira il cognato nel bosco dove 2 secoli prima si è consumata la tragedia dell'antenata e lo uccide in preda alla furia licantropica. A questo punto, però, la mente non regge più. Subentra la dissociazione schizofrenica. L'ho tenuta in osservazione per circa 1 mese, quindi sono sicuro di quello che dico. Ritorna la luna piena. Daniela ne risente il misterioso richiamo e uccide quella povera ragazza pur di essere libera. Un momento. Mi scusi, l'autopsia sulla contadina ha rivelato che aveva avuto un rapporto sessuale prima di morire. Vede? La donna è morta in un fienile dove probabilmente si era incontrata col suo amante. Daniela li ha visti. Ancora una volta le 2 componenti si sono unite. Uccide. E dopo vaga senza meta, compiendo gesti solo apparentemente razionali, come il furto dei vestiti. Infine incontra quell'uomo, una specie di Don Giovanni, il quale, fingendo di volerla proteggere, la convince a seguirlo nel suo appartamento, dove ripete lo stesso atto di violenza subito da ragazza. Daniela si ribella e uccide ancora una volta. Che fai lì?
guarda che i mezzi pubblici di qui non passano. Allora, vuoi un passaggio? Se no finirai per prenderti un malanno. Si avvicina un temporale. Vieni. Vieni. Senti, io abito qui vicino, a un paio di chilometri. Se non sai dove andare, posso ospitarti. Non puoi starti in mezzo alla strada con questo tempo così brutto. Quella è la foto della partenza del Gran Premio Internazionale della Loira. È sempre così rischioso il tuo lavoro? Sì, sempre. Il pericolo è il mio mestiere. Stedman, cascatore cinematografico. Questa è la mia attività. Per il momento vivo in questo villaggio western, un villaggio abbandonato. Però intervengo sempre nelle scene pericolose, dove i grandi nomi, i divi dello schermo, non vogliono rischiare. Sapessi quante volte ho rischiato la vita. Devi aver avuto delle brutte esperienze con gli uomini. Per quello che mi riguarda puoi stare tranquilla. Al piano di sopra c'è il tuo letto. Le donne che mi sono state vicino fino ad oggi lo hanno sempre fatto per loro libera scelta.
Quando si tratta di questi colpi in arrivo, preferisco prepararmeli da solo. C'è sempre il pericolo di sbagliare la dose nella carica. E io alla mia vita ci tengo molto. Più pericoloso diventa il lavoro, più mi faccio pagare bene. Sai, ormai ho deciso. È un mese che stai qui. E mi sembra che andiamo abbastanza d'accordo. Ho una bella cifra da parte. E vorrei portarti via da questo posto isolato. Ho visto un bell'appartamentino. Finito questo film? Facciamo trasloco. Tu penserai all'arredamento. Daniela, perché non mi rispondi? Che ne dici? Ti piace l'idea? Non è mica tanto male, no? Daniela, Daniela, sei tu? Ma dove sei? Beh, non posso dirtelo adesso. Papà, questo devi capirlo, no? Senti, Daniela. No, aspetta, papà. Daniela! Parlare un momento, ti prego. Devo dirti una cosa molto importante. Ho voluto, se non altro così, da lontano, parlarti per chiedere perdono a te e a Irene. Era il mio male, papà. Tu lo sai che mi ha fatto fare tante cose terribili. Ma ora c'è qualcosa di nuovo. Qualcosa che mi ha fatto guarire. Daniela, devi dirmi dove sei. Non è ancora il momento. Non cercarmi, papà. Io sto bene. Sono felice come non mai, papà. E spero di riabbracciarti presto. Ma ora devo lasciarti. Ascoltami. No, Daniela. Ti richiamerò. Che vi avevo detto, non ne vale la pena. Facci vedere come scoppi col Dulca! Ma scherzoni! Fammi sentire cosa c'hai qua sotto! No! No! No!
Daniela! Daniela! Sì, è qui. Sì, aspetta che vado a chiamarlo. Aspetta un momento. Alvaro! Al telefono! Alvaro! Ehi, Alvaro! Alvaro! Oddio! Thank you.
Cosa c'è, Righi? Abbiamo perquisito la casa di quel Luca Mondini. Sa quel ragazzo che lavorava nel cinema e che è stato trovato morto coltellato nella sua casa? Ah, sì. In un regolamento di conti, mi pare. Non avete trovato niente di interessante, immagino. Loro, forse. Ma io sì. Avanti, Righi. Vuoti il sacco. In un angolo della camera, buttate in mezzo alla roba da lavare, ho trovato una gonna fantasia e una camicetta marrone. Che cosa ha detto? Sì, dottore. E non mi sono fermato lì. Ho cercato di saperne di più, nei dintorni, finché non l'ho trovato. La padrona dei generi alimentari, sa, una di quelle donne a cui piace parlare molto, mi ha detto che quel Luca Mondini era un bravo figliolo e che da un mese circa viveva con una ragazza bionda, molto bella. Allora io ho tirato fuori la mia brava fotografia, gliel'ho messa sotto il naso e l'ha riconosciuta senza ombra di dubbio. Bravo, Righi. Pronto, Laurenti? Tutto bene? Senti, io vorrei sapere a chi appartengono le impronte trovate sul manico del coltello che ha ucciso quel Luca Mondini. Sì, va bene. Aspetta. È incredibile. L'altra sera era luna piena e io non ho il minimo dubbio che Daniela abbia assassinato anche quel povero ragazzo. Sì? Appartengono a un pregiudicato che a sua volta è morto la sera dopo nell'incendio della sua baracca. Grazie, Laurenti. Senta, ma perché non se ne va a casa? Grazie, dottore. Ma ho ancora da sistemare alcune cose. È un rompicapo. Quella donna sparisce per un mese intero, malgrado tutte le segnalazioni. All'improvviso telefona al padre e gli annuncia che è guarita. Che è felice. Ma non può dirgli dove si trova. Ora viene alla luce chi ha vissuto con un giovanotto, il quale viene ucciso per mano di un altro, che a sua volta muore la notte dopo in un incendio. Di lui sappiamo soltanto che è un pregiudicato, compagno di altri due teppisti, i quali scompaiono all'improvviso e non riusciamo a trovarli. Non so che farci, ma per tutto questo io sospetto una sola persona, Daniela. Ma dove sarà? Dove può essere? Qui con questa Daniela finiamo per diventare tutti quanti matti. Anch'io. La luna, il lupo. Ci sono sere che non andrei mai a letto. Da quando so come stanno le cose, io la notte ho gli incubi. Pensi che l'altra volta mia moglie mi ha detto che urlavo come un pazzo: il bosco di Sales, il bosco di Sales, il bosco di Sales! Ha detto il bosco di Sales. Yeah.
Accendi i fari.